quando la notizia ha fatto il giro del mondo, a molti ha gelato il sangue. Tanto che in molti lo hanno definito il matrimonio del terrore. Parliamo dello sposalizio tra Hamza bin Laden, il figlio del terrorista Osama, e la figlia di Mohammed Atta, l'uomo che coordinò gli attentati dell'11 settembre. Questo conferma che Al-Qaeda continua ad essere legata all'eredità di Osama bin Laden. A rivelare le nozze tra due rampolli di due protagonisti del terrore di matrice islamica sono stati i fratellastri del giovane Bin Laden in una intervista esclusiva al Guardian che già qualche giorno fa aveva intervistato la madre di Osama. Del resto Hamza, che è il figlio di Osama e Khairiyya Sabah, una delle sue tre mogli che viveva con lui nel compound di Abbottabad, in Pakistan, dove è stato ucciso da un raid USA, è cresciuto nel mito del padre, e da lui è stato indirizzato verso la strada del terrore. Come hanno confermato i fratellastri, Hamza avrebbe anche assunto un ruolo di leader all'interno dell'organizzazione terroristica del padre, Al-Qaeda, e in più occasioni avrebbe mostrato l'intenzione di vendicare il padre ucciso dei militari americani 7 anni fa. Negli ultimi 2 anni anche i servizi segreti occidentali si sono interessati a lui, e hanno intensificato la sua ricerca dopo aver scoperto che ormai è diventato una figura chiave per gli appartenenti e i sostenitori di Al-Qaeda. Anche nelle lettere rinvenute nel covo in Pakistan, sembra emergere che Osama avesse affidato proprio ad Hamza il testimone, anche per vendicare la morte di Sayyad, l'altro figlio, centrato da un drone in Afghanistan nel 2009. Di 3 fratelli del resto, era rimasto solo lui visto che anche il terzo Khalid, rimase ucciso nel raid americano ad Abbottabad. Dopo la morte di Osama le altre mogli, e i suoi figli ancora in vita, sono ritornati in Arabia Saudita, dove hanno ricevuto la protezione dall'ex principe ereditario. Punto abbiamo sentito, che ha sposato la figlia Mohammed Atta, ha raccontato Ahmad Al-Attas, aggiungendo. Non siamo certi di dove sia, ma crediamo possa essere in Afghanistan. Quando pensavo che tutto fosse finito, la cosa dopo è stato sentire Hamza che diceva voglio vendicare mio padre, ha raccontato invece Hassan Al-Attas, concludendo. Non voglio passarci di nuovo. Se Hamza mi fosse ora davanti, gli direi. Pensa 2 volte a quello che fai, non ripercorrere i passi di tuo padre.